Bene, continuiamo, anzi completiamo la parte iniziata ieri, quella relativa alle operazioni di differenza e prodotto cartesiano tra due insiemi, e rispondo alla domanda che mi aveva fatto qualche minuto fa: se faccio la differenza tra due insiemi di questo tipo, immaginate che questo sia A e questo sia B, quindi B è sottoinsieme di A, allora la differenza A meno B, che è la parte che possiamo per esempio colorare in rosso, questa, posso considerarla, questa era la domanda, come il complementare di B rispetto ad A. Possiamo intendere in questo caso, anche se un po' estremo, A come l'ambiente dal quale estraiamo B. Certo, si può fare, è corretto. Ok? Questa scrittura, fatemi specificare, questa si legge complementare dell'insieme B rispetto ad A. Ok? Si può Prego. rappresentare con la B con lo sopra Si più? può anche rappresentare con la B, con la barra sopra, però in questo caso non specifichi rispetto a quale insieme è complementare. Prego. No, tutto ciò che c'è in A e non in B è il complementare di B rispetto ad A. Attenzione. Altre domande? Boh, completiamo il discorso iniziato ieri sul prodotto cartesiano, ok? E se non ricordo male avevamo questo esempio. A era l'insieme 1, 2 e B XY o V, non me lo ricordo bene, XY. Avevamo visto il diagramma cartesiano A per B, okay, che è l'insieme di tutte le coppie A piccolo, B piccolo, dove A appartiene al primo insieme e B al secondo. Il prodotto cartesiano, e qui per elencazione le mettiamo, saranno le coppie, prendo il primo insieme da A, il primo elemento da A e il secondo da B, quindi ho 1x, poi ho la coppia 1y, poi ho la coppia 2x e infine la coppia 2y. Ok? Attenzione alla differenza tra le parentesi. Le parentesi che racchiudono gli elementi dell'insieme sono graffe, quelle che racchiudono la coppia sono tonde. E i due elementi sono separati da una virgola, qualche volta un punto e virgola, a seconda del testo. Allora, nel diagramma cartesiano, disponiamo gli elementi dei due insiemi su due rette perpendicolari, che sono i nostri assi. Sull'asse orizzontale mettiamo gli elementi dell'insieme A, su quello verticale gli elementi dell'insieme B. Quindi qui avremo per esempio il numero 1, qui il numero 2, qui la lettera X e qui la lettera Y. Poi consideriamo il retticolo che si viene a formare sul quaderno a quadretti, è un po' più facile. E tutti gli incroci di questo reticolo corrispondono agli elementi del nostro prodotto cartesiano. Questo punto ha coordinate 1x, questo è 1y, qui ho il 2x e qui la coppia 2y. Nella tabella, tutto chiaro? Nella tabella a doppia entrata
Sì, certo. Boh, è chiaro che se avessi avuto 1, 2, 3 nel primo insieme avrei avuto un'altra coppia di elementi. Ok. Nella tabella doppia entrata, attenzione, si mettono gli elementi del primo insieme in colonna, quindi del secondo in riga. Ok? Quindi è leggermente diverso rispetto al, quindi abbiamo una tabella di questo tipo dove gli elementi A sono in colonna, B sono nella riga, quindi A avremo 1, 2 e B, X e Y. E poi le celle della nostra casella sono le nostre coppie, quindi qui avremo la coppia 1x, qui la coppia 1y, qui la coppia 2x e qui la coppia 2y. Ok? Rimaneva da vedere ancora il diagramma d'albero. Ridisegno i due insiemi, B, il diagramma d'albero non fa altro che formalizzare le scelte che possiamo operare nel costruire le coppie. Ok? Qui la prima scelta consiste nel scegliere l'elemento di A, quindi ad esempio la prima scelta è 1. A questo posso abbinare l'elemento x del secondo insieme, quindi ho costruito la coppia 1x, oppure l'elemento y, e quindi questo permette di formare la coppia 1y. Oppure posso scegliere l'elemento 2 nel primo insieme, a cui posso associare l'x, e quindi arrivo alla coppia 2x. Oppure, scusate, l'elemento y che mi produce la coppia 2y. E qui alla fine dell'albero avete tanti elementi quanti sono quelli nel prodotto cartesiano. Quindi qui non ho più spazio, ma vediamo se ci riesco. Questi formano A per B. Ok? È un modo come un altro per visualizzare gli elementi di tutte le coppie possibili. D'accordo? Ci sono domande? Prego? Sì, certo. Ancora più su? Prego? Quale userete per queste Sicuramente il diagramma cartesiano è quello più usato. Cioè, anzi, altre domande? Attenzione, posso immaginare il prodotto cartesiano anche tra più di due insiemi. Attenzione, se ho per esempio A, B e C, tre insiemi diversi in generale, posso immaginare il prodotto cartesiano A per B per C, che è fatto dalle, non, stavolta non coppie, ma terne, A piccolo, B piccolo e C piccolo, tali che il primo elemento della terna viene dal primo insieme, il secondo elemento dal secondo insieme e il terzo elemento dal terzo insieme, e così via. Che posso avere combinazioni di elementi, terne di elementi,
quaterne, se ho quattro insieme e così via. Non c'è limite a quanti insieme posso coinvolgere nel prodotto cartesiano. Solo che in questo caso è più difficile rappresentarlo, perché? Perché per dare un diagramma cartesiano dovrei operare nello spazio, tre coordinate. Se ne ho quattro non posso rappresentarlo. Il nostro spazio ha tre dimensioni, non quattro. Però posso immaginarlo. Posso anche pensare di fare un prodotto cartesiano tra 5, 6, 10 insieme, nessun problema. Dimmi. Come si rappresenterebbero le coordinate sul piano cartesiano? Prego? Come si rappresenterebbero le coordinate sul piano cartesiano? Puoi fare delle proiezioni. Immagina, è la stessa cosa che avresti, scusate, immagina di fotografare un oggetto tridimensionale, che ne so, un'automobile, un albero, eccetera. Se ne fai la foto, hai l'immagine tridimensionale proiettata su un piano. Ok? Nello stesso modo esistono tecniche geometriche per proiettare oggetti da più dimensioni in tre, però devi costruire un solido. In quel caso avrei, per rappresentarlo, un diagramma dove ho tre coordinate. A, qui ce n'è A, B e C. Quindi avrei un reticolo in tre dimensioni e così via. Ok? Ci sono domande? Se non ci sono domande, vi propongo qualche esercizio dal libro di testo. Uno che volevo proporvi era questo, il 160, la pagina 163, che dice: quale delle seguenti uguaglianze è sempre vera? Qui abbiamo tre insiemi, A, B e C. L'uguaglianza A dice: A per B per C è uguale, mettiamo il punto di domanda, ad A per B per C. Questa secondo voi è corretta o no? Chiedono quando è sempre vera, attenzione. Fatemi tornare agli punti. Questa è vera o no? Che cosa intende? Osserviamo un secondo. Qui tra parentesi cosa abbiamo? A per B, quindi questo insieme è formato dalle coppie di tipo A piccolo, B piccolo. Ok? Poi qui ho l'insieme C. Se faccio un prodotto cartesiano tra questi due insiemi, cosa ottengo? Ottengo un insieme fatto in questo modo. Ci sono coppie dove il primo elemento è la coppia A e B e poi ho C. Quindi ho coppie in cui il primo elemento è una coppia. D'accordo? Mentre nel secondo avrei coppie di questo tipo. Il primo elemento è un elemento di A generico, il secondo è una coppia di tipo BC. Questi in linea di principio non sono lo stesso insieme, perché sono raggruppati in modo diverso. Quindi questa in generale è falsa. Ok? Così similmente le altre, per analoghi motivi. L'unica che si presenta come ragionevolmente sempre vera in realtà è la D. Cosa dice la D? Dice, parentesi, A unito a B per C è uguale, quel punto di domanda, a B unito ad A per C.
Scusami. Hai ragione. Questa relazione è corretta? Ma in generale sì, per quale ragione? Beh, se confrontiamo quello che c'è scritto qui a destra, abbiamo sempre per C. Quindi formeremo coppie dove il secondo elemento viene dall'insieme C. Il primo elemento viene da A unito a B oppure da B unito ad A, ma questi due insiemi sono identici. Perché? Perché l'unione è commutativa. A unito a B è lo stesso insieme che ottengo se faccio B unito ad A. Quindi questa relazione è corretta. È sempre vero. Perché l'unione è commutativa. È tutto chiaro? Sì o no? Non sento. Bene. Allora, detto questo, per esempio potremmo vedere un altro esempio, uno di questi. Qui dice, dati A e B, rappresenta A per B e B per A. Per l'incazione, tabella doppia entrata o diagramma cartesiano. Prendiamo per esempio uno facile che è il 164. Qui per esempio prendiamo l'insieme A, che è l'insieme dei numeri 1, 2 e 3. E B, insieme dei numeri 4 e 5. Ok? Il prodotto cartesiano B per A, scusatemi, A per B, è formato da tutte le coppie che posso formare prendendo il primo elemento da A e il secondo da B. Quindi, diamolo per elencazione, ci sarà la coppia 1-4, la coppia 1-5, poi la coppia 2-4, la coppia 2-5, 3-4 e la coppia 3-5. Ok? Il diagramma cartesiano anche è abbastanza semplice da individuare. Io ho A, io ho B, 1, 2, 3, io ho 4 e 5. Quei quadretti sicuramente la cosa più semplice. Il nostro prodotto cartesiano è formato da tutti questi punti che rappresentano altrettante coppie. Ok, attenzione, B per A invece è formato dalle coppie che posso formare prendendo il primo elemento da B. Quindi stavolta avrò per esempio 4-1, poi 4-2 e 4-3. Poi avrò 5-1, 5-2 e infine 5-3. Ovviamente, no? Che è diverso dall'altro. Certo. Il prodotto cartesiano, abbiamo detto, non è commutativo. Tranne il caso banale in cui A e B sono lo stesso insieme, ovviamente. In quel caso sì. Tutto chiaro? E poi avevo preparato un altro esercizio, questo è più interessante. Ditemi quando possiamo andare avanti. Questo è l'altro.
possiamo anche fare la rappresentazione cartesiana di questo, se volete. Qui B, A. In questo caso il nostro prodotto cartesiano è fatto da questo insieme. Che lo ottengo rispetto a prima invertendo i due assi. Domande fin qua? Dimmi. Io non ho ancora capito cosa sia questo elemento. Non ho capito bene cosa sia questo. Adesso ci arriviamo. Un attimo solo. Vi propongo anche questo esercizio, se non ci sono domande. È nell'altra pagina. Centottantasei. Dice, sapendo che i prodotti cartesiani A per B per C, B per C e A per B hanno rispettivamente 186, 28 e 84 elementi, determina il numero degli elementi di A, di B e di C. Ok? Quindi fatemi copiare. A per B per C ha 168 elementi, quindi terne. B per C ha 28 elementi e A per B ne ha 84. Quanti elementi ci sono nei tre insiemi. Allora, un modo per indicare quanti elementi ha un insieme, questo, comunque su questo torneremo, mi avevate fatto prima, non so, che mi ha fatto la domanda sulla cardinalità. La cardinalità di un insieme, in questo caso A per B per C, si indica con questa doppia barra. Quella è la cardinalità. Il numero degli elementi di insieme. Quindi in questo caso questo è uguale a 168. La cardinalità di B per C è 28 e la cardinalità di A per B è 84. Ok? La cardinalità sarà un concetto su cui torniamo perché è ciò che, da cui estraiamo il numero naturale, quindi è una funzione importante. Abbiamo già visto la volta scorsa che se indichiamo in questo modo quanti elementi ho in A, okay, questo sarà un numero naturale che rappresenta gli elementi di A. E il problema ci dice quanto vale questo, ci chiede quanto vale questo. Analogamente per C. Il numero di elementi di A, di B e di C. Questa è la richiesta del problema. Ok? Circuito del problema. Quando abbiamo fatto gli esempi sul prodotto cartesiano, abbiamo visto che se faccio un prodotto cartesiano tra tre insiemi, due o più insiemi, il numero degli elementi del prodotto è semplicemente il prodotto del numero degli elementi di ogni insieme. Quindi avrò il numero degli elementi di A per il numero degli elementi di B per il numero degli elementi di C.
Questo l'avevamo già visto, giusto? Quindi il problema ci informa sulla cardinalità di queste terne. B per C sarà il numero degli elementi di B per quelli di C, e A per B analogamente sarà il numero degli elementi di A per il numero degli elementi di B. Ma questi numeri sappiamo quanto valgono. Il primo è 168, quindi il numero degli elementi di A per quelli di B per quelli di C è 168. Poi il secondo dato, il numero degli elementi di B per il numero degli elementi che stanno in C, era, non ricordo male, 28, eccolo. E infine il numero degli elementi di A per il numero degli elementi di B era 84. Ok? Ora, se osservate, nel primo prodotto coinvolgo anche B e C, ma questo numero, questo prodotto, è esattamente uguale a questo, cioè è 28. Quindi il numero di elementi di A per 28 fa 168. Di conseguenza posso ottenere il numero degli elementi di A facendo semplicemente il rapporto tra NA per NB per NC, cioè 168 diviso NB per NC, quindi 168 diviso 28. Chissà se ho portato, chissà. L'ho lasciata a caso. Comunque questo rapporto fa 2, scusatemi, 4 B e C 28, procediamo in questo modo, piuttosto 6, scusatemi, sì, ok. Una volta che ho ottenuto NA, posso ottenere NB dalla seconda riga, dalla terza riga. Quindi NB posso ottenerlo come NA per NB fratto NA. Quindi 84 diviso 6. Okay. E mi sembrava che venisse 14. E infine l'ultimo passo è il più semplice, perché manca solo NC. NC posso ottenerlo come NB per NC fratto NB. Quindi NB per NC, che è 28, diviso 14, che fa 2. Ok? Domande? Allora, abbiamo il questa, il problema ci informa, ci dà questi elementi. Cioè il punto chiave è questo. Se ho diversi insiemi, 2, 3, 4, eccetera, e ne faccio il prodotto cartesiano, il numero degli elementi del prodotto cartesiano può essere ottenuto semplicemente moltiplicando gli elementi di ciascun insieme. Quindi se ho tre insiemi e ne faccio il prodotto cartesiano,
in qualsiasi modo lo faccia, quindi un conto all'ordine, il numero delle, in questo caso delle terne che ottengo è il prodotto tra gli il numero degli elementi in ciascun insieme. Ok? Il testo mi dice, guarda, che se fai il prodotto A per B per C, ottieni 168 terne. Ok? Se invece fai B per C, ottieni 28 coppie. Se fai A per B, ottieni 84 coppie. Ok? Ma allora il 168 posso interpretarlo come il prodotto tra quanti elementi sono in A, per quanti sono in B, per quanti sono in C. Il 28 posso interpretarlo come il prodotto tra quanti elementi ho in B e quanti ho in C. E l'84 è il prodotto tra quanti elementi ho in A e quanti ne ho in B. Ok? Ora, vedi la relazione che c'è tra questa riga e questa riga. Per ottenere 168 moltiplico NA per questo prodotto, ma questo so già quant'è, 28, me lo dice la riga sotto. Quindi al posto di questo numero posso sostituire 28. Se NA per 28 fa 168, vuol dire che NA sarà 168 diviso 28. Ok? Quindi ottengo NA. Una volta che ho ottenuto NA, per esempio posso usare la terza riga per ottenere NB. E quando ho NB posso usare la seconda riga per ottenere NC nello stesso modo. Ok? È chiaro per tutti? Bene. Poi c'era un altro esercizio che mi premeva proporvi. Qual era? Dimmi, ok, facciamo ancora questo. Ora sul... Dimmi. No, non ti ho capito, scusami. Che è come trovare i dati. Non so se ho fatto bene il tuo concetto. Per questo la geometria importante, prima non ce l'avevo chiesto, per trovare i dati, per ricavare. Beh, è uno strumento per risolvere i problemi, certo. E quindi questo è comunque utile. Fammi vedere solo 216 volevo proporre. Questo in realtà è quasi un esercizio tipo del libro. Chi di voi segue il calcio? Perfetto. Allora immaginate un campionato dove avete 12 squadre. Ok? Immaginando che ogni squadra incontri almeno una volta ciascuna altra squadra nel girone di andata e un'altra volta al ritorno, quante partite costituiscono il vostro campionato? Ok? Okay, non c'è problema, finiamo questo. Ho un numero di squadre pari a 12. Ok? E ogni squadra incontra almeno una volta, anzi incontra esattamente una volta ciascun'altra squadra nel girone di andata e un'altra partita lo fa nel girone di ritorno. Ok? Se facessi tutte queste partite, quante partite avrei nel mio campionato? Beh, è chiaro che una squadra non incontra mai se stessa. Giusto? Quindi l'insieme A delle squadre, che quindi ha n elementi, okay,
farà quante partite? Beh, per ognuna delle squadre di A ne ho lo stesso numero, però tolta una. Quindi ognuna di queste squadre incontra 12 meno 1 altre squadre. Ok? Però questo devo moltiplicarlo per 12, perché vale per ciascuna squadra. Dentro questo numero però ho già la doppia partita, perché incontra ciascuna squadra incontra l'altra e viceversa. Quindi qui ho il quadrato di 12, 144, meno 12, 132. Farei 132 partite. Che sono parecchie. Ecco perché si fa di meno, se no, dimmi tanto. Allora, no, anche del ritorno. Qual era la domanda? Allora, facciamo una cosa più semplice. Immaginiamo che anziché avere 12 squadre ne abbiamo 3. Supponiamo che il nostro insieme sia B con 3 squadre. Diciamo che ne so la squadra 1, la squadra 2 e la squadra 3. Ok? Ok? Per fare una partita ho bisogno di 2 squadre, giusto? Quindi devo creare delle coppie. Per cui mi interesserà estrarre coppie da questo insieme. Quindi prenderò B, scusate, per B. Formo tutte le coppie possibili prendendo il primo e il secondo elemento dallo stesso insieme. Ok? Quindi qui avrò un prodotto cartesiano fatto come? Beh, avrò la squadra 1 con 1, 1 con la squadra 2, poi 1 con la squadra 3, la squadra 2 e la squadra 1, la squadra 2 e la squadra 2, la squadra 2 e la 3, e infine la 3 con la 1, la 3 con la 2 e la 3 con la 3. Ok? Ok? Qui quanti elementi ho qua dentro? Beh, B per B ha una cardinalità che vale il numero degli elementi di B alla seconda, perché è NB per NB. Però da qua dentro devo togliere tutti gli elementi dove il primo elemento e il secondo sono identici, perché nessuna quadra gioca contro se stessa, giusto? Quindi il numero delle partite sarà NB alla seconda, cioè la cardinalità del prodotto cartesiano, meno gli elementi doppi, dove il primo elemento e il secondo coincidono, che è esattamente uguale al numero di elementi di B. O, se preferite, come dire, NB per NB meno 1. Perché ciascuna squadra del mio insieme incontra tutte le altre. Cioè le altre sono quante? Il numero totale delle squadre è tolta una. Perché ogni squadra non incontra se stessa. E come vedete qui ho sia l'andata che il ritorno, perché tolte, fatemelo scrivere in rosso, se tolgo queste, in questo insieme mi rimane sia 1-2 che 2-1, quindi ho l'andata e il ritorno. Quindi qua dentro, in questa espressione, conteggio tutte e due le coppie, quella con un ordine e quella con l'ordine inverso.
Quindi nel nostro caso, se abbiamo tre squadre, quante partite faccio in totale? Beh, ne avrò 3 per 2 che fanno 6. In questo caso fa 6 partite. Come se vogliamo, se volessimo organizzare, che ne so, un torneo di scacchi, okay, e siamo in 6 per, in 3 persone, dovremmo fare, se ognuno vuole incontrare tutti gli altri, 6 partite. Okay. Se invece abbiamo 12 squadre, affinché, dov'è la scusa? Eccola qua. Affinché ogni squadra incontri l'altra, sia l'andata che al ritorno, dovremmo fare 132 partite. D'accordo? Ci sono domande su questo? Tutto chiaro? Ok, mi fermo qua.